Un festival in ricordo di Alfredo Casella. Chi era quest'uomo? Bene, è stato il più importante compositore torinese di gran lunga, ma non solo, è stata una figura fondamentale della musica italiana e del primo Novecento. Lui muore nel 47, tutto il periodo fra le due guerre mondiali, e gira musicalmente intorno a Casella in questo paese, quindi era assolutamente doveroso ricordare e sviluppare la figura e chiamare l'attenzione del pubblico italiano. Qual è il programma della rassegna? Sì, la natura insolita di questo programma è che per la prima volta le principali istituzioni culturali della città si sono uniti per produrre un progetto unitario, monografico intorno alla figura di Casella, e questa è un'iniziativa molto molto insolita e molto arricchente per la città, ma direi anche per l'Italia. Quando si svolgerà? Dalle 11 al 24 aprile 2016. 30 appuntamenti con la musica, l'arte, il teatro, la danza e il cinema. Perché 30? Un numero simbolico? No, no, non c'è nessuna intenzione di numerologia, semplicemente abbiamo invitato tanti diversi coproduttori e l'idea era poter avere una prospettiva sulla figura di Casella da tantissime e punti di vista, quindi tutte le arti, quindi danza, mostre, editoria, convegni, balletto, opera lirica, musica da camera, musica sinfonica, teatro di prosa, cinema. Cioè, l'idea era proprio tutte le prospettive possibili intorno a una figura così poliedrica come Casella. In quali luoghi si svolgerà? Bene, si svolgerà in tutta la città. Ci saranno manifestazioni al Conservatorio, al Teatro Regio, al Museo del Cinema, ovunque, al teatro, una sede del Teatro Stabile, ovunque c'è, agisce una delle istituzioni culturali, lì ci sarà una manifestazione su Casella. A che pubblico vi rivolgete principalmente? Bene, e ovviamente al pubblico appassionato della musica classica, però io spero che intorno all'opera, la grande opera composta da Casella che presentiamo in prima torinese, La Donna Serpente, ci sia un interesse di tutta la città e non solo, spero, su questa figura ricchissima del Novecento italiano.